bello a tutti ragazzi, siamo qui in un nuovissimo video di Minecraft. Sono in creativa, ma mi sono perso in questa foresta, ma vedo in continuazione proprio qualcosa che mi puzza, perché vedo tipo dei ferri qua. Vediamo un po'. Tronchi sono veramente, ma che tronchi sono? Bene, sì, ora avete capito. Ogni sabato venerdì ci sarà questa serie. Questa serie intendo ogni sabato e venerdì. State tranquilli, ho preparato tutto io. Pensavate che iniziamo solo a decorare, che noia mortale. Ci dobbiamo godere le tecnologie di casa come se fossimo in casa. Ebbene sì ragazzi, ora ve lo potete fare anche su Minecraft. Se volete comprare un loro pacchetto, meno male che se non sono andati i bagagli, perché se no iniziamo il video malissimo. Iniziamo dal fuori, perché scusate ragazzi, ogni sabato e mercoledì dopo si vedrà se porterò anche un terzo alla settimana. Insomma, così via. Vi devo presentare in questo primo episodio la mia casa. Quelle altre, questo qua c'è stato un terremoto. Poi invece c'è un caccato sopra e le altre sono quasi tutte normali. Ma lo sono tantissime arredate. Io mi sono preso questa e me la sono arredata. Sì, dopo vi spiego degli armati e le cose là. Allora, tutti mi ammiranno per questo, spero. L'uccellino, se io faccio così. Oh, pur. Vabbè, ce n'è un altro anche qua. Ma non vi faccio vedere anche quello che Masha fa, perché è uguale. Il lanetto. La statuetta. Il barbecue. E ve lo tengo aperto perché vorrei brustolare stasera, sì, proprio così. La griglia magari, non si sa mai, mi si rompe il barbecue. Felicottero fa la stessa mossa. Bidoni. E già mi chiamo il bidone. Andiamo avanti con i dettagli, guarda. Entrata. Vorrei cambiare qua in quarzo, tipo come le case moderne, perché la casa del sindaco è a forma di S ed è bellissima. A parte le cacche sul tetto, ma quelli sono dettagli, è bella. Entriamo. Tacapanni, naturalmente. Iniziamo dal salotto, dai. Luci. E pensate che non si possono accendere. Anche questa. Teniamo accesa perché non si sa mai. Ah ragazzi, vabbè, dopo. La TV, mi guardo la TV perché sono sul mio sofà. C'è il tavolino perché l'ho sempre desiderato. E il tavolo davanti qua con questa robetta. Ah ragazzi, devo aggiungere una roba, solo una roba, scusatemi un altro. Se no, scusa, come faccio a registrare anche sul gioco? Serve una bella console. Gage. E la mettiamo qui. Lì che si vede? Mettiamo le due. Qua c'è il mio sofà, naturalmente funziona, e non posso guardare la TV. Tavola, con la candela, raga, non ho messo via il piatto, mi è scivolato, e oggi è il mio compleanno, sì, scherzo. Mi è scivolato, no? Ed è più bello. È il mio compleanno perché io ho messo così, i piatti colorati. E passiamo alla cucina. Spazzatura, che questo ci si era aperto ed è sporco perché mangio tanto su Minecraft. Frigo pieno, magari arriva un'epidemia, non si sa mai, o anche i budini.
cosa mi chiede. Sentite? Belli. Così qua tutto funziona, eh? Il peccato è che non funziona, cioè ti devi mettere. Mi lavo le mani, aspettate che mi devo lavare le mani, eh. Fatto. Ecco, sono le pentole. E vabbè, anche qua si possono aprire e chiudere. Bene ragazzi, ho finito il tour. Non c'è più niente. E queste scale dove portano? E già fatte. Tre porte, iniziamo dal bagno. Ah, giù. Qua non vi ho fatto vedere queste due. Non si sa mai. Magari finiscono i libri. Bucato, perché è giusto che anch'io mi vesta. Vabbè, ah, tutti hanno la stessa funzione. Ecco perché non vi faccio vedere a volte a tutte le. Una bella doccia. Mi serviva proprio. Vabbè, tanto nessuno mi vede. Ha fatto la doccia, sì, sono due finestre ma non ti vedono. Sta tranquilli. Qua libri. Sesso. Tiro l'acqua. Pulisco. Sono orgoglioso. Lavandina. Kit. E dopo finita, perché queste due non le ho date. Cavolo! C'ho solo 3 minuti. Allora. Qua c'è un acquario, di dove ce le ho date. È camera mia. Qua c'è l'acquario con dei vestiti. Qua invece c'è l'acquario, non lo so perché. Qua ci sono vestiti, scarpe e tutto, vi chiederete perché 4 monitor. Ah, naturalmente, ho finito di studiare. TV, in camera, come ce l'ho io. E anche qua. E si dorme in 4. In casa mia ci sono solo io. La sveglia perché siamo in 4 qua sul gioco. E si può dormire di giorno, raga. Questa è la cosa che mi ha stupito. Lo farò vedere dopo meglio. È giorno. Guardate il letto. Incredibile. Bello. Ah, le sedie funzionano. Ok, qua ci sono delle finestre. State tranquilli. E delle finestre per privacy, sapete. Dopo qua c'è il barbecue, una Xbox e una TV, magari ci sono staccati con il barbecue, 2 Xbox, 3 computer per imparare le ricette del barbecue, 1 sedia a dondolo, 2 sedie a dondolo, che funziona. 4 armadi perché è giusto che anche di qua si vestino. Vabbè, anche lì scarpe e tutto. Letto. Sveglia. La metterò su un comodo, vabbè. Una cosa del genere. E adesso ragazzi è arrivato il momento più difficile per il caro Nicolas. Qual è? Ci sono tantissime ancora che vorrei vedere. Allora, tipo, mettiamo. No, c'è poco tempo. La macchina del caffè. Chi si. La TV, eccola qua. La TV, come sei tu.
Marcarti quando lo faccio, vero? Dai, non ci riesco! Ragazzi, la TV è un impresa impossibile. Guarda, adesso mi tocca lavorare. Di sabato. Che lag. Ma sono imbranato. Come lo sono, sono anche un po' imbecillato. Di uno sfidato. Ok. Calma tutti. Perché vuole quella roba che io voglio? Ragazzi, io vi saluto qua. Nel prossimo episodio, cioè mercoledì, vi giurerò che lo porterò e che ci sarà una cavolo di TV in camera. Per questo episodio, il primo episodio della vita modernizzata, è tutto. Si la chiamo così. È tutto. Nel prossimo vedrete cose assurde. Ci vediamo al prossimo video. Ciao raga. Ciao.